Buongiorno Ernesto, un saluto grandissimo a tutti quanti voi casandrinesi nel mondo, specialmente a Trenton, a Padre Thomas. Ecco, con me c'è Don Maurizio Palmieri, sacerdote, amico carissimo innanzitutto, e poi vice direttore della liturgia nella nostra diocesi di Aversa, che ci sta accompagnando, ci ha accompagnato l'anno scorso pastorale, ci accompagnerà anche quest'anno con le catechesi sulla bellezza della celebrazione eucaristica, come già state ascoltando sulla pagina Facebook. L'abbiamo invitato, come stiamo facendo anche con tutti i gruppi, per fare gli auguri natalizi e per un inizio, una fine di un 2015 veramente nella serenità che c'è tanto bisogno, e anche un inizio del 2016. Quale migliore occasione, ecco, di invitare anche Don Maurizio a fare gli auguri, che ci sta veramente aiutando tanto nella fede e nel celebrare la celebrazione eucaristica. Bene, passo la parola a lui, vi farei i saluti. Carissimi amici, salve. Ringrazio il carissimo Don Ernesto, amico e fratello, per questa occasione che mi sto offrendo in questo tempo di condividere anche con voi, comunque siete lontani, questo mistero così grande della celebrazione eucaristica, che prende proprio lo spunto qui dal mistero del Natale, dove il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi, e questo suo abitare in mezzo a noi proprio ci ha dato di contemplarlo in modo speciale nell'Eucaristia. Non conosco i vostri volti, però ho l'impressione di conoscere i vostri cuori tramite i vostri amici, familiari qui di Casandrino. Ed è bello questa comunione che proprio va al di là dello spazio e va anche al di là del tempo. È proprio in questa comunione che ritroviamo tutto, proprio tutti, grazie proprio alla celebrazione eucaristica, poterci sentire e dire, come diciamo, fratelli e sorelle. Don Ernesto sta molto sottolineando quella unità, quell'essere sentirsi tutti una sola famiglia, una sola realtà, una sola Chiesa. Al di là delle vari componenti che comunque compongono la Chiesa, i vari gruppi, le associazioni, e questo è molto bello. Questa unità proprio la ritroviamo proprio nel mistero dell'Eucaristia. Lo stiamo scoprendo, lo stiamo vedendo, e anche voi lo state ascoltando attraverso proprio le catechesi, che la centralità dell'Eucaristia, il perché celebriamo l'Eucaristia, è per sentirci tutti un solo corpo. Cristo è il capo e noi siamo le membra. È proprio nel mistero eucaristico scopriamo questa realtà. Questa realtà che proprio va sempre al di là di quello che noi potremo mai immaginare. Natale è un mistero. È il mistero, direi quasi, della nullità di Dio. Dio si annulla per rendersi e farsi comprensibile a noi. E noi lo accogliamo. Lo accogliamo, Dio si presenta a noi non con la forza imponendosi da fuori, perché altrimenti noi lo potremmo anche accettare, ma come una realtà proprio di forza. Siamo chiamati ad accoglierlo da lì dentro, ecco perché c'è la povertà, ecco perché c'è il silenzio, ecco perché c'è il nascondimento, ecco perché c'è Dio che si presenta, come direbbe la teologia, sub contraria specie, cioè al di là di quello che noi potremmo immaginarci. Accogliamo questo mistero, viviamo questo mistero, lasciamoci trasformare da questo mistero. E c'è una sola realtà, mi permetto di consegnarla a voi. Viviamo questo mistero nel silenzio. E se è vero che a Natale scende in mezzo a noi la parola di Dio, la parola va accolta nel silenzio. Allora in questo silenzio, dove non è che non abbiamo niente da dire, il silenzio dove abbiamo qualcosa da ascoltare. Ascoltiamo il Signore che ci parla. E questa parola, così come Maria, prenderà forma dentro di noi, e allora noi doneremo Gesù Cristo fino a diventare una sola cosa con Lui. Potrei dire con San Paolo un giorno anche noi: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo. Merry Christmas and Happy New Year.